undicesima edizione del Sisan Salerno Festa del Mare 2013. Una festa tutta da vivere, la festa del mare, del porto, dei suoi protagonisti. I protagonisti della portualistica italiana si sono ritrovati nell'Arena del Mare di Salerno per l'undicesima edizione del Sisan, Festa del Mare, promossa e organizzata dall'autorità portuale salernitana presieduta da Andrea Annunziata. E proprio Annunziata è stato il padrone di casa che ha accolto questi illustri esponenti ed esperti del mondo e dei porti italiani. Tra questi i suoi colleghi Paolo Costa, presidente dell'autorità portuale di Venezia, già ministro trasporti, e Sergio Prete, presidente dell'autorità portuale di Taranto. Un momento questo importante perché ci si è confrontati sui successi del porto di Salerno, tanti quelli raggiunti negli ultimi anni, dalle autostrade del mare al marittimo, al commerciale, passando per le crociere, ma anche si è discusso del sistema porto italiano che ha bisogno sicuramente di nuova linfa vitale, di un nuovo impulso, e Salerno può essere parte di questo impulso. Presidente, l'undicesima edizione del Sisan, la quinta per lei, una festa per celebrare i successi del mare salernitano, i successi del porto, una festa per celebrare chi ci lavora e chi contribuisce. Ma è diventato ormai un appuntamento quasi irrinunciabile, perché da che si faceva il tutto in poche ore, in poche giornate, il Sisan diventa la festa del mare, diventa come dire, il pretesto per poi fare tutta un'estate insieme alla città, insieme alla provincia, perché io dico sempre che il successo di questo porto non è solo il successo della città di Salerno, ma è il successo della provincia, del nord della provincia, dell'agro nucerino sarnese e della Valle Metelliana, della Costiera Amalfitana, del San Severino, insomma il sud, Battipaglia, Ponte Cagnano, le merci vengono da questi territori, per cui mi fa sempre piacere coinvolgere tutti. Per 3 mesi si sta insieme un po' tutte le sere. Una giornata però, la prima giornata di inaugurazione, praticamente cominciamo a parlare dei nostri successi velocemente, però, ma non tanto per celebrarci o autocelebrarci, ma perché Salerno diventa sempre di più il momento del confronto della portualità italiana, e qui stasera arrivano come dire, i protagonisti della portualità italiana. C'è il porto di Venezia, c'è il porto di Civitavecchia, di Taranto, il direttore generale dei porti, il nuovo comandante generale delle capitanerie di porto, c'è il nuovo viceministro che è il sindaco di Salerno, con il quale e per fortuna riusciamo a confrontarci e ad avere la possibilità di fare ancora di più. Ecco, in un dibattito veloce noi celebriamo l'undicesima edizione di questo appuntamento, e ripeto, oltre al momento del divertimento c'è anche un'ora di confronto di riflessione. In pillole i successi di questo porto che nonostante la crisi cresce e regge. Ma è la nostra nazione che ha il favore di essere al centro del Mediterraneo e potremmo dire al centro di traffici commerciali e crocieristici. Circa il 50% del traffico di tutto il mondo tocca il Mediterraneo. Noi siamo al centro ed è stato un peccato un po' di qualche decennio fa abolire il Ministero della Navigazione della Marina Mercantile. Questo per dirla lunga, quando si fa il dibattito di mettere insieme le due autorità portuali, Napoli e Salerno, di tutte le autorità portuali d'Italia. Il problema è anche questo, ma il problema vero è quello della governance, e quindi di una governance unica. E quindi fare sistema, perché tutti i porti italiani, per parlare del nostro, siamo nelle città. Il nostro successo dipende dal fatto che c'è un'organizzazione incredibile all'interno del porto, da chi ci lavora 24 ore al giorno, agli imprenditori, l'autorità portuale che coordina tutto, la capitaneria di porto, insomma, voglio dire, il successo dipende, non è solo nostro, è di tutti quanti lavorano in quella realtà. E nei trasporti, e quindi ecco perché l'attenzione maggiore che deve avere un governo è quello che riuscire finalmente a dire
che nel settore dei trasporti, laddove c'è una buona organizzazione, nonostante la crisi, si cresce sempre di più. E se c'è una buona organizzazione, come nel porto di Salerno, ci sono benefici anche per le aree interne, perché il porto morirà nei prossimi 20 anni se non c'è un collegamento con le aree interne. Le aree interne, mi riferisco alle aree che nel passato hanno avuto una buona industria e che oggi sono chiuse. Ebbene, queste aree potranno dare vitalità, nuova linfa al porto, e il porto dare possibilità di economia nuova e di occupazione. Ecco, questo è il vero motivo per cui è meglio ed è bene parlare di una unica governance. Poi è evidente che c'è una legge da cambiare, una legge che ormai ha 20 anni, è la legge sulla portualità, e di questo si discute in questa serata di inaugurazione del CISAN. Ci confrontiamo stasera, ripeto, con i maggiori esperti, c'è tra l'altro il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Paolo Costa, che è stato ministro dei trasporti, è stato il presidente della Commissione Europea dei Trasporti, insomma gente molto più importante di me, anzi assolutamente importante rispetto a noi. C'è il presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia, che è il primo porto europeo per le crociere. Noi abbiamo messo giù un protocollo d'intesa per avere sempre più collegamenti e più turisti, ci prepariamo già l'anno 21 quando avremo il nuovo polo crocieristico. Stiamo crescendo in maniera forte con le crociere, ma camminiamo col piede sul freno perché ancora non abbiamo questo nuovo polo crocieristico. La crociera la infiliamo tra una nave mercantile e un'altra, insomma. A proposito del polo crocieristico, il porto è anche un'infrastruttura in continua evoluzione per i lavori, per le opere che la caratterizzano. E questo poi è il grande miracolo: cresciamo nonostante i lavori in corso, lavori che per fortuna sono veloci dalle parti nostre, riusciamo a cantierizzare e a concludere i lavori in tempi brevissimi. Perché cerchiamo di evitare il più possibile la famigerata prassi dei ricorsi amministrativi, TAR, autorizzazioni, burocrazia. Si combatte di notte e di giorno perché le ultime possibilità non muoiano. Mi dispiace quando molti poi parlano di burocrazia e sono loro stessi burocrati. Io mi rivolgo sempre ai miei dipendenti, a tutti quelli che guardano i telegiornali per vedere se cambia qualcosa. Dico ai miei dipendenti: vedete che siete voi i protagonisti del cambiamento. Poi il governo centrale, se fa il suo dovere, ancora meglio, ma spesso è un alibi per il burocrate che abbiamo a fianco rivolgersi ad altri per risolvere i problemi. Siamo ognuno di noi che dobbiamo rimboccarci le maniche, specialmente chi sta lavorando in questo momento. Io ho la fortuna di avere un lavoro e abbiamo il dovere rispetto a chi non ha un lavoro, abbiamo un dovere rispetto alle generazioni future di rimboccarci le maniche e fare il doppio di quanto stiamo facendo. Presidente, un'altra iniziativa che caratterizza l'attività portuale è la festa di Natale. Fino a Natale, quali saranno gli obiettivi che lei vorrà raggiungere? Certo, parlare di Natale con questo caldo... Vabbè, il periodo, nei prossimi 6 mesi, quali saranno le priorità per lei come Presidente? Ma le priorità sono come dire, il lavoro quotidiano, siamo su tutti i problemi, siamo sulla infrastrutturazione per rendere questo porto il più moderno possibile. Siamo ancora candidati quest'anno ad essere il primo porto europeo per 3 anni consecutivi. Le priorità sono tante, quelle degli investimenti, il mio grande sogno è quello di poter collegare in maniera concreta, vera, il porto con le aree interne. Come ho detto prima, abbiamo bisogno di queste aree perché Salerno non ha retroporto, e ripeto, come tutti i porti italiani, sono porti antichi, sono porti nati in una nazione che sono 2000 anni che è sulla scena mondiale dell'economia e dei trasporti. Ebbene, il mio sogno è quello di non far morire questo porto e nello stesso tempo di dare vitalità alle aree interne. E se lo facciamo a livello regionale questo discorso, mi sembra che possa essere una delle strade privilegiate per venire fuori dalla crisi. Presidente Prete, lei è a Salerno questa sera per la festa del mare salernitano, però sarebbe anche interessante pensare ad una festa del mare italiano, soprattutto nel mezzogiorno, pensando anche ad un sistema forse di lavoro tra porti.
Ma in dubbio, perché l'organizzazione e l'unione dei porti italiani, in particolare dei porti del meridione, potrebbe portare sicuramente alla creazione di un sistema che possa contribuire al miglioramento, soprattutto gestionale, dei porti. Da questo punto di vista Salerno comunque è un esempio di gestione, ma potremmo rivendicare anche in maniera un po' più forte una riforma sul sistema di governance che metta in evidenza che i porti sono un elemento di crescita economico per il paese sui quali bisogna puntare. Probabilmente si sente la mancanza di una guida autorevole unica per tutti i porti? Sì, diciamo che probabilmente in questi anni è mancata un po' una strategia nazionale sulla portualità, nel senso appunto che i porti sono stati visti più come degli enti pubblici e non appunto come degli enti che possono sviluppare economicamente il paese come avviene in altre realtà europee. E quindi io credo che bisognerà fare un salto culturale tutti insieme e individuare una strategia nazionale. Dovrebbe passare quindi il famoso l'unione fa la forza. Sì, l'unione fa la forza, e consentire soprattutto attraverso una modifica normativa che elimini una serie di lacci che oggi impediscono alle autorità portuali di esercitare un ruolo attivo nello sviluppo del paese e quindi intervenire per una maggiore autonomia.